Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui sulla bellissima mappettina americanina Stone Valley. C'ho dei piccoli problemi coi pallet, ragazzi, questi pallet di pellet fatti da pollo, figlio di a pellet. Allora, stiamo ancora vendendo patate, ragazzi. Questa sarà la nostra attività principale qua, penso, per tutta la serie, perché sta fabbrica, cari amici, ci vuole tanto per portarla avanti. Ho sistemato un pochino il punto vendita, ho tolto uno dei punti vendita perché ne bastava uno, e come vedete ci ho messo dei camion. Abbiamo fatto quindi una vera e propria zona di export del nostro prodotto, vedete? Quindi ho messo camion pronti, pale gommate, così andiamo a simulare la vendita, l'export delle nostre patate. Così è molto più carino. Qualcuno mi ha detto: potevi mettere i negozietti, raga, ma a parte che sono grossi e ingombranti, poi sono bruttini, dai, sono quelli del gioco di default, sono abbastanza bruttini. L'unica cacchiata sono queste patate da seme, che purtroppo bisogna girare il pallet. Non lo so come faranno da console, forse conviene quasi tirar fuori il pallet, caricare tutto su un trattore e poi vende sciolto tramite un rimorchio, probabilmente, se siete da console, insomma, dovete fare così. Oggi però, ragazzi, ovviamente ormai questa è una cosa che abbiamo visto, l'abbiamo archiviata, ho finito ovviamente di raccogliere le patate off camera, abbiamo ridato indietro tutto il resto, tutto è stoccato in farm, negli storage e negli stoccaggi. Tra l'altro, quei stoccaggi belli, ma hanno il problema che non si vede il mucchio, però alla fine chi se ne strafrega, l'importante è che siano utili, contengono un sacco di litri, quindi l'importante è che siano utili, insomma, che siano utili allo scopo per cui sono stati creati, insomma, quello di fare da storage. Oggi andremo a vedere un'altra cosa di questa mappa, nella speranza di fare qualche soldino, ovvero la mappa ci dà la possibilità anche di fare insilato di alfalfa, perché c'è l'alfalfa, che è un tipo di erba medica, che appunto può essere insilata, e noi andremo a fare questo, insomma, l'insilato di alfalfa. Io c'ho il campo numero 7 che fuori camera, fuori onda, diciamo, è stato seminato ad alfalfa. Adesso siamo ad agosto, abbiamo il nostro campo, vedete l'alfalfa quanto ce la pagano, guardate, alfalfa fermentata 748, è un ottimo prezzo, ragazzi, se calcolate che il fieno di alfalfa vi viene venduto a 120, vi viene pagato questo 748, secondo me è un signor prezzo, vale la pena provare per cercare di tirar su qualche euretto, che visti i nostri recenti investimenti non fa mai male. Quindi andremo a fare insilato di alfalfa. Per farlo, ovviamente, dobbiamo iniziare a riaffittare la falciatrice, quindi dobbiamo fare le cose in grande, quindi ritorniamo sulla bellissima Big M 450, così che falcia, no vabbè, che l'apri qua. Poi un campo lo faremo poi successivamente a frumento, siamo ad agosto, quindi il prossimo mese iniziamo già le semine. Un campo, due campi faremo a frumento, entrambi, anzi uno a cotone, probabilmente ne devo affittare un altro, perché mi serve un campo a cotone, perché abbiamo finito il cotone nella maglieria, quindi per portare avanti la maglieria un campo a cotone. Un campo e due campi a frumento, almeno due campi a frumento per la nuova produzione che voglio mettere giù. Non ve lo dico ancora qual è, c'ho tutto in mente, tutta una catena produttiva. Devo mettere giù. Quindi per il momento, però, adesso andiamo a tagliare l'alfalfa. Datemi un attimo, però, che devo cambiare. Devo mettere scaricamento andana, perché dobbiamo fare insilato. Quindi va bene l'andana, non dobbiamo ranghinarla o rivoltarla. A posto, mettiamo l'operaio, e nel frattempo che l'operaio fa quello che deve fare, noi prendiamo il nostro fantastico Versatile, che ovviamente, come sempre, l'avevo lasciato acceso. Andiamo in farm e ci prendiamo una pressa che fascia direttamente, in modo che
facciamo, stavolta non facciamo salametti, salamini, budisse e budissette, ma andiamo a fare direttamente le balle, ok? Quindi facciamo queste balle di insilato nella speranza, amici, che ci porteranno un po' de soldoni. Allora, prendiamo una pressa che fascia. Io direi di buttarci sulla Go Whale. Vediamo un po' la Go Whale quadra. La Go Whale quadra. Oppure, ma sì, dai, Go Whale quadra. Go Whale, così usiamo anche Go Whale con... Sì, mettiamo l'addrizzaballe, come lo chiamo io. In più ci mettiamo anche il serbatoio aggiuntivo, ragazzi, per la... No, che acquisto, matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che non acquisto niente qui su Farming, we, perché i prezzi sono troppo alti, we. Allora, datemi un attimo, che andiamo ad attaccare il car, la pressa. Ecco qua, anche la pressa un po' come la... No, questa funziona, ecco, questa funziona sia con l'idraulica, sia con la presa di forza. Ecco, è curiosetto. Così, ero curiosano io. Si dice curiosano? Curiosano è quella curiosità che si crea all'interno di una parte che non possiamo nominare. Allora, carichiamo un attimino gli additivi. Eccolo qua, ragazzi, il serbatoio per gli additivi. Vedete questa bella cosina bianca. Da noi, ad esempio, si chiama la ghirba, la ghirbetta. La tanica da noi si chiama ghirba, la ghirba. Da voi come si chiama la tanica in dialetto? Ditelo, scrivetelo qua sotto. Che menderessa assai. Io adoro i dialetti, ragazzi, li adoro. Allora, andiamo. Per il momento basta così, carichiamo metà, poi vediamo quante ne usa, quanto non ne usa. Allora, facciamo balle innanzitutto da... Non ce lo fa scegliere? Non ce lo fa scegliere? Fa tutto da solo. Com'è umano lei? Va bene. Fa tutto da solo. Certo che in questi trattori snodati qualsiasi cosa ci attacchi è brutta. Non so perché. Cioè, sono proprio bruttarelli, diciamo, questi trattori snodati. Ma siamo in America, United States, e quindi cioè, non è che possiamo fare pizza fichi e macaroni. Anna maccaroni. Dobbiamo comunque adeguarci a quelli che sono gli standard statunitensi, insomma. Allora, per chi mi chiede dell'Italia Rice, allora, l'Italia Rice è in stand-by. Perché? Perché ho deciso di sospenderla fino a quando non arriverà l'update. L'update è quello con le produzioni e tutto il resto, così ricominciamo da capo, ragazzi. La ricominciamo un'altra volta con le produzioni, quelle che però hanno messo giù gli amici del TDA. Quindi, attualmente, l'Italia Rice è in stand-by. Mentre la mappa di Edo, idem, è in stand-by anche quella, in attesa che uscirà la versione console. Quando uscirà la versione console, andremo subito a trasferirci lì col salvataggio e tutto quanto e inizieremo scusate la voce, me la sono persa per strada, e inizieremo con la farm delle vacche. Cioè, finora abbiamo fatto la farm delle pecore, la farm dei maiali, il maneggio. L'unica cosa che ci rimane è la farm delle vacche. La acquisteremo appena uscirà la versione cross platform e ricominceremo, diciamo, una seconda parte, diciamo, della serie nella versione crossplay. E quindi. Allora, intanto ecco qua, vedete che sta fasciando l'alfalfa tagliata, che qua tra l'altro risulta come alfalfa hay, non so per quale motivo, cioè da quando si fascia il fieno. Vabbè. Comunque l'importante è che fermenta, sì. Fermentazione, sì, perfetto. Quello che ci serve a noi è il fieno di alfalfa. Sì, il fieno di alfalfa, l'insilato di alfalfa, che poi lo si faccia direttamente dall'alfalfa o dal fieno, a noi ce ne frega una minella sabida. L'importante è che lo faccia. Dicevo, ragazzi, quindi entrambe le serie italiane attualmente sono in stand-by. Non sono ancora, diciamo,
finite, chiuse, ma sto aspettando sia l'update di una che la versione crossplay dell'altra, perché attualmente nelle loro configurazioni hanno dato tutto. Cioè io l'Italia Rice ho messo giù produzioni, controproduzioni, mi sono fatto da solo la produzione del riso, insomma tutto quello che dovevo fare l'ho fatto, quindi per quanto mi riguarda la serie sarebbe bella che finita. Idem per quanto riguarda la mappa italiana, la mappa di Edo e Sukaz, la Land of Italy. Anche lì l'unica cosa che mi rimane di fare è comprare la stalla delle vacche e poi chiude, perché anche quella è finita, insomma ha fatto il suo corso. E invece aspettando gli update e ricominciando da capo entrambe le mappe, allunghiamo un pochino la vita alle serie, alle mappe stesse, portiamo tutto a nuova vita, insomma. Però per il momento stanno lì in stand by, in attesa. Per tutti quelli che mi chiedono quando uscirà l'update dell'Italia Rice, non lo sappiamo, lo sa mamma Giants. E quando invece uscirà la mappa Italia per console, avevi detto a primavera, non è che l'ho detto io, l'aveva detto Edo in primavera, ma uscirà, dice, non prima della primavera. Però poi Edo si sta concentrando sulla mappa tedesca, quindi io non so, solo lui può sapere a che punto sono i lavori sulla versione PlayStation Xbox della mappa italiana, quindi non lo so ragazzi, dovete chiedere a lui. Comunque non è che stiamo in ritardo, cioè ragazzi, oggi siamo al 5 di marzo, cioè non è che cioè ha voglia quanto dura la primavera, quindi insomma non è che siamo fuori tempo. Però attualmente io non ne so nulla. Appena e semmai ne saprò qualcosa, state tranquilli che un vlog, un video, uno short ci saranno sempre, usciranno sempre. A tal proposito, ragazzi, seguitemi anche su Facebook qua sotto, perché su Facebook escono, come qua del resto, reel tutti i giorni con le novità. Ad esempio ieri è uscito un reel sia su YouTube, ma anche uno short su YouTube, ma anche un reel su Facebook, il contrario, per quanto riguarda la notizia del nuovo lavoro dei risicoltori pazzi, questo TT100L, questo carro per console, sicuramente per PC, che ci permetterà di trasportare nelle risaie i trattori cingolati, i trattorini piccoletti, perché voi sapete, no cingolati, scusate, i trattori, oddio, anche cingolati se volete, però volevo dire i dentati, quelli con le ruote dentate, perché nella realtà non è che voi potete andare con le ruote dentate in giro, ecco, li caricate in quei carri lì e si va. Piccola moddina che va a dare un tocco di realismo in più, non necessario, ma per chi ama fare le cosette realistiche e belline, è una cosa che ci sta, insomma. Ecco, queste notizie qua voi ragazzi le leggerete solo, le avrete, sarete i primi a saperle, solo se seguite su Facebook e qua su YouTube Robby Mello, perché ragazzi, chi segue Robby Mello è sempre informatello. Adesso, prima quando facevo i video dovevate aspettare il giorno dopo che io registrassi un video, eccetera eccetera, adesso con i reel un minuto al volo registro, faccio uscire reel o short e voi avete la notizia in tempo reale e io faccio uscire la notizia subito senza dover aspettare il giorno dopo. Devo dire che li avevo sottovalutati questi short e questi reel, in realtà se usati bene sono delle cose belle, utili, diciamo. Certo, non è che si può fare il gameplay con un reel, ma queste notizie flash, queste cose qua, secondo me sono buone, ecco, i reel sono buoni per queste cose qua. Comunque stamattina, tra l'altro, se ve lo siete perso andate a recuperarvelo, perché ci sono notizie grosse da parte di Agrotonio, che sta facendo la nuova John Deere S7, la nuova trebbia che è stata presentata ultimamente da John Deere, uno spettacolo. Andate a recuperarvelo il video per saperne di più, non vedo l'ora di avercela tra le mani. Tra l'altro su sta mappa ci starebbe da Dio, ci starebbe veramente benissimo. Comunque, mentre che l'operaio fa quello che deve fare, noi torniamo un attimino in farm a cambiare il rimorchio. Andiamo a comprare il rimorchio per le balle, sperando che questo sia meglio dell'altro camion. Vi ricordate l'altro camion? Che delusione è stato. Allora, io ho scaricato dei rimorchi Autoload, o perlomeno promettono di esserlo, dal Modab
Non mi ricordo però se le ho messe in partita. Sapete che io non mi ricordo se le ho messe in partita, però ragazzi, guardate qua, c'abbiamo questo qua che carica, ragazzi, fino 36 balle per volta. Quindi ragazzi, 35.000 euro. Andiamo. E dovrebbe essere un'ottima mod questa, un ottimo carrellone. Vediamo un po'. Lo attacchiamo al nostro bellissimo Volvo e vediamo un po' quello che esce fuori. A posto. Andiamo su strada. Che spettacolo, raga. Camion e carrellone stavolta sono uno spettacolo, eh. Quando io vi dico bisogna pazientare per i mezzi quelli più spettacolari, arriveranno, ragazzi, arriveranno, ve lo dico. Piano piano arriva tutto. Allora, tipo di caricamento, balle, ma io ora non so da quanto sono quelle balle lì. Quelle balle lì, quelle rotoballe lì, sono da 125, suppongo. Sono fasciate così da 125. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Attiviamo l'autoload. Eh sì, sono da 125. Le carica. Così, ragazzi, famo decisamente prima. Facciamo decisamente prima. Poi le lasciamo insilare. Io continuerò in live. In descrizione c'è l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, ve lo ricordo sempre. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis aiutandomi e sostenendomi, non avendo più le pubblicità, e potete anche entrare nella fantastica chat Telegram riservata agli abbonati dove ne succedono di cotte e di garante, ragazzi. Io poi queste balle qua le metto a stoccare da una parte, a fermentare, e le venderemo in video, non vi preoccupate. Prossimo video andremo a vendere quelle ballettine là, insomma. Ok, io intanto continuo questa mia operazione di pressatura dell'Alfa Alfa. Lasciate un bel likeino, commentate, come sempre. Ragazzi, bellini, patatini, io vi saluto, vi ringrazio della visione e ci vediamo alla prossima puntata della Stone Valley. Ciao!